I problemi del mondo del lavoro, presidio di protesta a Pescara degli addetti degli appalti scolastici abruzzesi, condizioni economiche e aggiornamento professionale, i temi su cui i sindacati lanciano l'allarme e chiedono l'intervento della regione. Giorgio Schiavoni. Pulizie, sorveglianza e manutenzione. I lavoratori degli appalti scolastici abruzzesi fanno di tutto, ma vengono pagati una miseria e per di più in ritardo. Per questo hanno manifestato davanti alla sede della regione di Viale Bovio a Pescara, incontrando il vicepresidente. Noi siamo qui stamattina a protestare perché abbiamo 800 lavoratori circa in Abruzzo che da 6 mesi non percepiscono l'ammortizzatore sociale, il FIS, da parte dell'INPS. Perché non hanno ancora potuto cominciare a lavorare per il decoro nelle scuole, essendo i fondi ancora bloccati, e perché siamo per chiedere una certezza occupazionale e reddituale rispetto alle prospettive future. I 750 lavoratori abruzzesi aspettano da ben 5 mesi il pagamento del sussidio di disoccupazione da parte dell'INPS. Lamentano la mancata formazione per le nuove mansioni di manutenzione degli edifici scolastici e l'assenza dei fondi promessi per queste stesse attività. Da quando nel 2014 la Consip ha dimezzato l'importo delle gare degli appalti scolastici, per i lavoratori abruzzesi del settore il numero di aule, corridoi, palestre, bagni e laboratori da pulire è aumentato, ma il monte ore, e di conseguenza lo stipendio, è diminuito. La situazione quindi è diventata insostenibile. I lavoratori sono in sofferenza, non hanno lo stipendio, non hanno la tredicesima, non hanno la quattordicesima, non hanno le ferie. Allora, io voglio chiedere alla politica se a loro togliessero questi diritti, come si comporterebbero?